il blu. Ok, adesso cambia colore. Sì. Mario si senta è un milanista di quelli sfegatati, quindi digli qualcosa, li caccia via dalla sala, vero? Cosa? Lui ha i suoi difetti, però è il tuo difetto, non è il Milano. Ah, se parto solo il lavoro, fatto il lavoro. È più veloce la macchina, più riesce a fare delle operazioni. Purtroppo abbiamo queste macchine, non abbiamo l'ultima generazione. Questa dove ti ha detto? Quando ti ha detto una rotazione? Io voglio la fine. Io faccio una rotazione, ma... Che macchina sei questa? Da professore qua? Non siamo pensioni. Un giga? No, 512 di RAM. E... non so. Hanno tutti 512 circa di RAM. Ma il professore? Ci stai manco di tempo. Questo sistema non trova ancora il mio vecchio computer da sistema di tornare perché non so come sono cosa più questo che non abbiamo riciclato io sono a casa uno da 800 mila primo sei affezionato come tutti noi ai, no, ai nostri no, no, io se voglio un po' del Sinclair QL da gira un Ubuntu 7.4 su cui va adesso ci siamo? Io già so che dico se puoi dire che non si può fare in una casa di dietro ah deve vederlo anche lui tanti contrari al Milan però, eh. Se abbiamo fatto un disegno possiamo salvarlo file salva come per esempio mi dice il nome dell'immagine posso selezionare il tipo di file quindi posso scegliere tutti questi generi di esempio di file classico è scrivere Milan forza Milan come abbiamo fatto ok file forza Milan io ho la possibilità invece che andare a scegliermi per estensione di scrivere punto e scegliere il formato non so PNG classico e se non gli dai il formato lo sceglie secondo di quello che lui in questo caso se glielo vado mi va a scegliere il suo formato standard e l'SCF, quindi a quel punto io lo posso leggere solo con G.
vantaggio di salvarlo con l'XCF è che lui mantiene tutto quello che io ho fatto. Dunque, salvarlo sempre, perché allora, questo significa che finché ci sto lavorando va bene salvarlo in XCF. Se domani decido di creare l'immagine per darla a qualcuno, eccetera, la salvo nel formato JPEG, PNG, GIF o quello che desidero. Questo formato qua, salvando tutto quelli, i vari livelli, le varie cose, diventa molto più pesante e gli occupa più spazio all'interno del mio computer. PNG io sarò sull'immagine finale, tenendo le trasparenze, eccetera, il PNG e GIF, mentre il JPEG automaticamente mette uno sfondo bianco di default. Ok? Io lo posso salvare nella mia cartella Matteo, oppure posso andare in altre cartelle. A questo punto faccio salva. L'immagine dovrebbe esportare prima di poter essere salvata come JPEG per le seguenti ragioni. Non gestisce la trasparenza, lo vedete, posso fare a nulla. Salvo in formato PNG. XCF. O XCF. Faccio salva. Io ho salvato la mia immagine, quindi se dopo voglio andare a riprendere, posso riprendere e rimodificarlo con tutti i livelli, eccetera. Ok? Puliamo, creiamo nuova immagine e vediamo un'altra funzione. Nuova. Nuovo. Larghezza. Ritorniamo su e andiamo a prendere quello che è il comando riempimento, che è questo pulsantino qua. Riempimento, per favore mi prendi qua. Prendi riempimento del colore. Lì, qua. A quel punto scelgo qualsiasi punto, se io premo, vedete cosa succede, mi riempie tutta la mia immagine del colore che io ho scelto qua. Allora, ho scelto riempimento, riempimento di colore, scelgo il colore che desidero, posso anche prendere un altro colore. Posso cambiare il colore di riempimento. Qual è il colore di giallo? Giallo. Rosso? Rosso. No. Rosso. No. Rosso. No. Rosso. No.